a tutti ragazzi, oggi nuovo video col Guidosauro e il team. Allora, oggi testeremo anche un prodotto che ci hanno fornito per la pulizia. Eccolo qua. Lo testeremo sui cerchi e sul carter per provare a vedere se può funzionare. E poi cos'è che volevi fare? Volevi montare su? E poi oggi montiamo su i cerchi, cerchi? Con le gomme nuove, come avevo promesso. Queste non si usano più. Non si userà in strada, ma si userà in porta. Spoiler, eccole. Sono le gomme Racer 2.0, queste sono usate. Usate poco. Dopo garantito. Poi dopo faremo anche montaggio di un gas rapido. Monteremo il gas rapido nuovo e proveremo diverse configurazioni per provare a vedere, per mettere a posto questo problema qua. Cioè, ah, radiatore. Una staffa finalmente e sì, dopo saranno a cambiare anche i tubi. Comunque sì, l'impianto di raffreddamento sarà rinnovato con tutti i tubi, il lavaggio espurgo dei radiatori. Basta. Molto bene. Beh, oggi dunque facciamo montaggio cerchioni con gomme nuove e gas rapido e pulizia. Ragazzi, proviamo a pulire la parte interna dei carter. Questa qua è una prova un po' ardua, eh. Lasciamola girare un po', se no. Vediamo se funziona. Forse è meglio. Ah, lo profumo un po'. C'è tipo quasi disgrassatore. Sì, vabbè, qui. Un minimo di sporco, sì, c'è. Però si diciamo vede che ho che. toccato una parte non pulita. Però diciamo che non è male. Tipo l'ombelico qua. Buono. Direi che Bene, abbiamo questo. visto che il prodotto funziona. Diamo un Vi lascio il link in attimo. descrizione, così andate a vedere anche il loro sito, che hanno vari prodotti anche per auto. Bene, ragazzi, abbiamo visto che il prodotto funziona. Vi lascio il link in descrizione. Esatto. Poi Questo qua è il loro tipo del sito, radiatore qui con tutti i vari prodotti. Pacca Vi lascio il link in descrizione, così dopo guardate un po' il sito e prendete qualcosa. Installeremo il cerchione, bisogna smontare queste tre viti quando si toglie, e la marmitta nel nostro caso, e sì, dopo la puliremo, non vi preoccupate. Ora per rimontarlo si riposiziona con l'aiuto di due mani o di un terzo braccio, si riposiziona. Mi servirebbe un aiuto di una mano. Su. Dove stai andando? Macca Dio. Ok. Grazie, mano. Due mani. Di mano. Ok. Boh, lo scooter a posto, esatto, andate in giro così. Non vanno neanche avvitate. Se fa così è normale, perché quando fate le curve è più. Non vanno avvitate, sì. Perché se le avvitate. Per fare il 900 deve andare oscillante. Deve, bravo, essere quello dietro. Deve andare oscillante. Perché quando tu non puoi montare il disco flottante, metti il cerchio flottante. Mi sembra giusto. Ci affiggiamo a stringere la ruota. La ruota. Ovviamente spannato, perché beh, ovvio, la tradizione vuole così. Se no non è racing. Ovviamente anche qua spessori. Sì, per altre boccole al centesimo contattate in direct. Ah, sono povero ragazzi. Ovviamente il tappino va tirato via per il peso, così lo scooter andrà più veloce. Esatto.
non stringetele mai tutte subito, date lì che arrivi una battuta. Zio Canta, ma quanto sono grosse? Li si mette in squadro. Esatto, dovete guardare all'interno. Vieni a vedere qui. Vedi, ci vedi lì dentro? Là? Okay. C'è questa piccola, questo piccolo dente. Sì. È posizionato dove ci sono i tre dadi. Quindi devono essere abbattuta. E se fate attenzione, sotto c'è una scanalatura dove, vedete, quel dente lì. Yes, sir. Adesso mi servirebbe la manina di cola, quello lì. Concrete. Questo qua deve esserci sopra. Ok. Così il centraggio sarà ottimo, effettuato. Forse dire in faccia. Mi sono già lavato. Prende luccicante. Siamo andati a Mantova, avevi già questo, vero? Di civile. Mantova. Siamo andati a Terry là un po'. Sì. Zio Canta, guarda come è diventato bello lucido. Diventa tutto bello lucido. Guido, sotto. Yes, sir. Ecco perché. Scusate. Vai, vai. CRT sponsor sempre ovunque. Sempre ovunque. Racing. Oh, Neymar prende 50 mila e 500, no, 50 milioni e 500 mila euro. Anche a livello di cavi, che facciamo un po' di rimozione, perché questi qua tipo sono del freno vecchio per lo stop. Poi abbiamo il blocco chiave che va tolto per andare in pista. Radiatore metteremo meglio. Anche qua dentro tiriamo via la luce e tutto l'ambaradam qua dietro. E qui c'è. Comunque dopo tu battere. Prima di adesso tagliare, stiamo smontando tutto, che siamo andati a rimuovere freno posteriore, cioè le luci posteriori col freno. Adesso teniamo i fili della pompa dell'acqua nel caso viene montata più avanti, i cavi per la batteria e andiamo a rimuovere questo blocco qua che sono delle luci posteriori del freno. Niente ragazzi, adesso siamo arrivati a questo punto. Adesso qua per il radiatore dobbiamo fare una staffa qua davanti, dopo per metterlo bene, poi dopo rifacciamo tutti i tubi per bene. Impianto elettrico, abbiamo tirato via tutto quello che non serviva, anche il blocchetto chiavi. Dunque Guidosauro, adesso siamo a un buon punto, diciamo. Sì, dopo bisognerebbe, adesso l'impianto elettrico è già stato modificato, cioè sì. Sono tolti stop, luci, frecce, tutta la roba che non serve. Esatto. Bisogna solo isolare e fare un po' di cable management. Esatto, metti via con delle guaine fatte apposta che in settimana, nel prossimo video comunque vi farò vedere esattamente come fare. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima e niente, vi lascio in descrizione il link per vedere tutti i prodotti che abbiamo utilizzato e i nostri Instagram. E mi raccomando, seguiteci anche lì, che mettiamo cose inedite, pazzesche, incredibili. Impressionanti. E ci vediamo alla prossima. Posso per Ciao ragazzi.